Benvenuti su Snip Road Trekking. Il nostro viaggio virtuale di oggi ci porterà alla scoperta del Parco Naturale dei Monti Auronici. Rivivremo la storia di questo luogo ed osserveremo da vicino gli habitat del parco. Buona visione! La vista del Golfo di Gaeta, che si specchia sull'azzurro del Mar Tirreno, ci dà il benvenuto. Riprendiamo il cammino all'interno della faggeta, dove il canto degli uccelli rende il bosco quasi fiabesco. Ci fermiamo per ascoltare i suoni della faggeta. Dopo aver apprezzato le note degli abitanti del bosco, riprendiamo l'escursione. Il sottobosco rossiccio ed il verde acceso delle foglie rendono questa foresta incantata, riservandoci un momento di meditazione e relax. L'escursione prosegue attraversando l'ultimo tratto di faggeta. Di fronte a noi si apre un panorama mozzafiato, dove è possibile osservare le isole Ponziane, il promontorio del Circeo e, nelle giornate più limpide, il Golfo di Napoli. Per ammirare appieno la bellezza della nostra penisola, mi fermo, respirando la brezza marina. All'orizzonte scorgiamo la statua del Cristo Redentore, voluta da Papa Leone XIII ed inaugurata nel luglio del 1901 con una grande festa degli abitanti di Maranola e dei paesi limitrofi. Alle pendici del Monte Altino, incastonato nella roccia, si trova il santuario di San Michele Arcangelo, risalente all'830. Le fioriture primaverili rendono ancora più bello il panorama. Zaini in spalla, proseguiamo verso l'ultimo tratto di sentiero. Questi speroni di roccia che si affacciano direttamente sulla vallata rendono ancora più mozzafiato questo stupendo itinerario. Un ultimo fotostop in modo da incorniciare questa stupenda giornata passata all'interno di questo parco meraviglioso.